La prima volta che ho visto l'ultimo tango a Parigi era un ricordo vago, penso un cineforum di scuola, dove hanno proiettato alcuni film, tra cui questo qui. Però diciamo che il ricordo più forte è legato, l'ho rivisto dopo, credo in DVD o comunque in televisione. Mi ha colpito moltissimo alcune cose. La prima, questo personaggio fuori dalle cose. Quasi, non ti dico in negativo, ma quasi un antisociale. E questo rapporto di essere un antisociale silenzioso lo trovo estremamente contemporaneo e molto coraggioso. Adesso sarebbe quasi impossibile con questa vena, diciamo, più sociale che c'è. E poi quello che mi ha colpito moltissimo è il rapporto con l'architettura, perché c'era questo rapporto con i luoghi, con le prospettive sempre di Marlon, di tutte le cose, questo rapporto dell'uomo e l'architettura. Poi che non mi chiedeva di capire niente, cioè non mi chiedeva di, come spettatore, di dare delle risposte al film non mi chiedeva nulla e questo rapporto di non chiedermi nulla l'ho trovato anche quello estremamente difficile anche da realizzare. Cioè ero coinvolta ma non ero chiamata a darmi una spiegazione.